Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Tre titoli anche in questo appuntamento, eccoli. Parleremo della seconda variazione di bilancio di previsione 2021-2023, poi della modifica dalla legge regionale che è stata approvata a maggioranza per quanto riguarda il governo del territorio. E poi è stata presentata la campagna per la diffusione del numero unico di emergenza per la violenza delle donne 1522. E quindi l'Aula ha iniziato la discussione della seconda variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 degli interventi normativi collegati. A illustrare le due proposte di legge in Aula è stato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Una manovra che è stata adottata all'insegna della prudenza, ma nella volontà di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra regione. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento, questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni. Ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023. Questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione Toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. C'è anche una cifra consistente, 3 milioni e mezzo di euro nell'annualità 2022-2023, che andrà a sostegno degli enti locali per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare di questa manovra finanziaria è il fatto che c'è un consistente accantonamento al fondo di riserva di risorse che sono destinate ad evitare le possibili perdite del bilancio del sistema sanitario regionale. Questo perché sappiamo tutti che le stime che si danno al 31 dicembre di quest'anno con riferimento al fondo sanitario sono stime che possono far registrare una perdita e quindi prudenzialmente la Regione Toscana, in attesa di opportune determinazioni da parte del governo, ha deciso di accantonare una cifra consistente proprio per evitare che si registri una perdita nel bilancio del sistema sanitario regionale. Perché una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022 per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale, ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPLI, sul trasporto ferroviario regionale, vengono sottratti soldi, 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale. I treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni. Ci sono stazioni, basta andare la mattina a fare un giro delle stazioni toscane per vedere pendolari che attendono il passaggio del treno anche 40 minuti, treni che viaggiano in condizioni di sovraffollamento folle, autobus extraurbani che viaggiano ben al di sopra dell'80% della capienza prevista dalla normativa attuale. E è un settore questo che si può permettere di vedersi sottrarre 25 milioni di euro. Le infrastrutture, la Firenze-Pisa-Livorno, è una struttura forse che si può permettere di vedersi sottrarre dei soldi nel 2021 per essere destinati nei triennio a venire
E poi l'ultimo, permettetemi un altro passaggio, il mantra mondiale della sinistra, soprattutto della sinistra toscana, che ogni giorno ci ripete il mantra della transizione ecologica, e le immagini di Greta Thunberg, osannata come l'eroina dell'ambientalismo del terzo millennio, la regione toscana oggi taglia 8 milioni di euro alla transizione ecologica e all'efficientamento energetico. La variazione di bilancio cade in un momento molto complesso dal punto di vista finanziario per la regione toscana per il grave buco di bilancio legato alla sanità che abbiamo. Ma di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi, ma neanche che, come abbiamo visto troppe volte, si riducesse semplicemente a piccoli favori, potrebbero essere letti così, sul territorio, legati a interessi del singolo consigliere, piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco, invece che qualcosa di più ampio. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più, ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione, che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa, di programmazione, di realizzazione, di cronoprogrammi in molti progetti. E questo è un problema che interessa gli enti locali e che probabilmente ci dovrebbe interessare in un'ottica di coordinamento tra tutti gli enti locali e il governo, ma soprattutto della capacità della regione di riuscire a fare una cabina di regia su questo. La Lega vota convintamente contro questa variazione di bilancio, da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture, perché i soldi ci sono, a volte manca i tempi di realizzazione, la chiarezza appunto sulla programmazione. Questo ci sta decisamente colpendo come regione toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla regione toscana, questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del consiglio, diciamo della giunta regionale, il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara, noi chiediamo che Gianni sia presente, invece è continuamente assente, sia in commissione e anche oggi in aula, io fino adesso non l'ho sinceramente visto. Approvata a maggioranza l'adeguamento normativo al decreto legge 76 del 16 luglio del 2020, alla sentenza del 2021 della Corte Costituzionale che introduce e modifica la legge regionale 65-2014. Tanti numeri per dirvi che si parla del governo del territorio. Il provvedimento passa con 21 voti a favore, 11 di astensione, 3 voti contrari, quello del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia. Tra le più significative modifiche introdotte dalla legge, la proroga del piano operativo dei comuni da 3 a 5 anni, una nuova formulazione degli interventi sottoposti al permesso di costruire. È stata la Presidente però della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis, a illustrare l'intervento normativo in aula. La modifica che abbiamo fatto alla legge 65 e alla legge 31 è il recepimento di una norma della Corte Costituzionale e del decreto legge semplificazioni che il governo ha fatto proprio per consentire ai cittadini di intercettare il super bonus per l'adeguamento edilizio, per il recupero, l'adeguamento sismico, per il risparmio energetico. Insomma, abbiamo fatto queste modifiche che sostanzialmente mettono in condizioni di prorogare gli strumenti urbanistici da una parte, abbiamo normalizzato e meglio definito cosa si intende per
nuova costruzione, perché a volte una parola dava interpretazioni ai comuni. Abbiamo specificato quali sono gli interventi che necessitano di scia o di permesso a costruire e abbiamo introdotto un concetto un pochino più estensivo delle tolleranze costruttive. Come Partito Democratico, infine, in Commissione abbiamo, proprio per venire incontro ai cittadini che trovavano una difformità tra i numeri depositati nei comuni delle proprie case, quando i geometri o i tecnici andavano a fare la domanda del superbonus, c'erano a volte delle piccole difformità che noi abbiamo invece definite legittime, cioè quindi lo stato di fatto è lo stato legittimo degli immobili. Infine, per i comuni che ancora non hanno adeguato gli strumenti urbanistici, gli abbiamo dato la possibilità di farlo entro il 2022. Questo era un provvedimento davvero molto atteso perché consente in questo modo ai cittadini di poter davvero ripartire per l'intercettazione del superbonus, ai professionisti di lavorare, alle imprese di investire nel nostro territorio. Con la proposta di legge numero 59 la Regione si adegua al decreto 76/2020 del Governo, che si è reso necessario per far sì che gli adempimenti in relazione ai bonus fiscali, il cosiddetto 110%, siano effettivamente realizzabili. Si tratta infatti di introdurre una serie di modifiche alla legge 65/14 sulle tolleranze sulle altezze, introducendo dei criteri di flessibilità e anche di speditezza dei procedimenti amministrativi, favorendo quindi il lavoro dei tecnici, cosa che veniva chiesta da diversi anni e che, grazie al bonus 110% e alla mole di lavoro che ha scatenato, ha reso assolutamente necessario. In più adeguiamo le norme anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi due articoli, mi sembra, della legge regionale toscana. La legge Marson è stata definita in tutta Italia come una delle leggi sul governo del territorio e del paesaggio migliori. E se anche è vero che potrebbe essere rimodulata e aggiornata ai tempi di oggi, certo non meritava che venisse smantellata così come è avvenuto. Perché di fatto, se all'interno di alcuni articoli si può vedere un effettivo alleggerimento e semplificazioni riguardo la burocrazia e alleggerimento economico riguardo alcuni oneri, alcuni altri, come il passare dai 3 ai 5 anni oppure alzare i livelli di tolleranza, ci dicono chiaramente che stiamo andando verso una deregulation. Ecco, è quello che hanno contrastato anche associazioni come CGL, come è stato denunciato anche da Lega Ambiente. Tutto questo non è stato però preso in considerazione non soltanto dalla maggioranza ma anche dalle altre opposizioni. Ecco, in un momento in cui il PNRR parla di transizione ecologica, gestione e tutela dell'ambiente, soprattutto in un momento in cui il dissesto idrogeologico è un problema gravissimo per i cambiamenti climatici, credo che si stia aprendo una breccia molto pericolosa in un territorio fragile come quello toscano. È l'ennesima modifica alla legge 65, questa volta molto significativa, però c'è ancora qualche lato che a noi non ci convince. Detto questo, bisogna rilevare che il PD dopo 7 anni ha deciso di sconfessare l'ex assessore Marzon, portando delle modifiche che sono veramente sostanziali e che disconoscono la ratio con cui quella legge era stata votata nel 2014. Oltretutto, in commissione abbiamo anche cassato i primi due articoli di questa modifica, che prevedevano che il Consiglio venisse praticamente svuotato delle sue competenze, passando i piani speciali tutti alla Giunta. Quindi devo dire che il PD in Consiglio si è fatto valere questa volta, ma è bene, deve essere un segnale per la Giunta, perché ricordiamo che il Consiglio ha la potestà legislativa e non può essergli impedita certo da una legge che arriva da qualche assessore. Una modifica importante alla legge Marzon che entra nel merito, ci è stato riconosciuto dall'Aula il merito di questa battaglia, ce lo prendiamo volentieri, ovviamente l'abbiamo condiviso con altre forze politiche, però modificare la legge Marzon è un dovere. Oggi abbiamo agito su una 40 di articoli che la migliorano, la semplificano, vanno nella direzione che noi, con la quale ci eravamo proposti in campagna elettorale. Allo stesso tempo, nelle prossime ore mi aspetto che ci sia un ulteriore scatto in avanti rispetto all'approvazione di un ulteriore step, che è quello che noi abbiamo depositato, che eliminerebbe il raddoppio a livello di programmazione, non ci sarebbe più piano strutturale e piano operativo, ma solamente un unico strumento. Se riusciamo a fare queste due grandi modifiche che erano previste nel nostro programma elettorale, da qui a fine anno mettiamo la Toscana nelle condizioni di intercettare
la ripresa economica con degli strumenti urbanistici completamente nuovi, che era una parte saliente del nostro programma. La Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana ha presentato in Palazzo del Pegaso la campagna di comunicazione per il contrasto alla violenza di genere, sostenuta dai soggetti della grande distribuzione. L'obiettivo è quello di diffondere in modo capillare la conoscenza del numero 1522, il numero unico per denunciare le violenze contro le donne, come conferma anche la Presidente della Commissione, Francesca Basanieri. Non è soltanto una campagna per promuovere il 1522, ma è una serie di iniziative fatte assieme alla grande distribuzione, e l'elemento importante è che tutta la grande distribuzione presente in Toscana si è attivata contro la violenza contro le donne. Questo è un elemento importante perché? Perché la capillarità con cui può arrivare un messaggio mandato all'interno dei negozi della grande distribuzione è un elemento che serve a tutte le donne che sono vittime di violenza. Quindi l'obiettivo è sicuramente quello di amplificare il numero 1522, il numero appunto che tutte le donne che sono vittime di violenza o di stalking possono, a cui possono accedere per chiedere aiuto, ma anche lavorare affinché queste cose non accadano. Su questo fenomeno occorre ancora oggi tenere alta l'attenzione, perché non è possibile che ci siano ancora oggi vite di donne interrotte, ma anche di figli e di figli che sono loro stessi vittime di violenza o che assistono appunto a episodi di violenza. E quindi l'impegno da parte di tutte e di tutti, anche degli uomini, perché il tema della violenza di genere, così come le disuguaglianze di genere, non è un problema delle donne, ma è un problema della società, e quindi dobbiamo davvero affrontarlo tutte e tutti insieme. Il 1522 è stato stampato su tutti gli scontrini emessi in questo periodo, è stato diffuso appunto vendita con pannelli, è stato inserito all'interno dei bagni dei supermercati Coop per appunto essere accessibile alle donne nella situazione di quotidianità, che è il fare la spesa, l'andare al supermercato. Avevamo già iniziato una campagna di sensibilizzazione sia attraverso la stampa del numero antiviolenza su tutti gli scontrini dei supermercati, ma anche e soprattutto con un gesto simbolico molto forte, che è quella della installazione delle panchine rosse dove possibile o presso i nostri supermercati o presso giardini pubblici, insomma nei luoghi dove le istituzioni ci indicano la necessità appunto di avere questa panchina rossa, che è soprattutto un simbolo per ricordare il numero dei centri antiviolenza. E quindi ricordiamo ancora il numero 1522, numero unico per denunciare la violenza contro le donne. E si conclude così il nostro appuntamento. Vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti e le informazioni c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi saluto e vi aspetto come sempre tra 7 giorni qua dentro il Consiglio.